Manca ormai poco all'arrivo dell'estate, ma noi siamo già stragasati. Siamo preparatissimi per affrontare un lunghissimo viaggio. Un viaggio in compagnia di una professoressa un po' bizzarra, un ragazzo non troppo con le rotelle a posto, con una sorella completamente contrapposta a lui. L'allegro gruppetto ci farà partire verso mete inesplorate. Lì, in un palazzo regale, avremo modo di incontrare un celebre personaggio storico e di scoprire la sua storia, capire come ha vissuto la sua vita, quali sono state le sue gioie, le sue difficoltà e le sue emozioni. Cosa avrà combinato di positivo e di negativo? Ma non finisce qui, infatti incontreremo tanti altri volti, come quelli di personaggi tutti da scoprire, pronti ad emozionarci con la loro personalità, e personaggi già incontrati precedentemente, che ci permetteranno di approfondire meglio la trama della storia, facendoci vivere una vera e propria estate da favola. Insomma, siamo già belli pronti per assistere a un sacco di esorbitanti novità. Sapete, a questo punto del video non ho null'altro da aggiungere, posso solo che provare a tirare le fila del discorso. Questa musica di sottofondo sta proprio stressando però, Cioè, insomma, nemmeno una presentazione in santa pace si può fare, Si può sapere chi è che rompe ora? Cioè, oggi ragazzi è veramente una giornata insopportabile. E prima non funziona il PC, poi ci metto 30 minuti per capire perché l'audio non funziona. Mi sa che questo Macintosh dovrò proprio buttarlo. Ah, comunque, vedo solo ora che a chiamarmi la professoressa Om. Ah sì, che stolto, solo ora ricordo che mi aveva detto che mi avrebbe contattato a quest'ora. Vabbè, già che ci siete, farò ascoltare anche voi il suo videomessaggio. Ciao, sono la professoressa Amper Voltina Om. Studio le modalità di funzionamento della progressione transitoria tra epoche. È da un po' che sto attendendo di incontrarvi, ma non sono la sola. Io sono Mai, sono un asso nello studio. E ho dimenticato la mia battuta. Leggila! Ok. Però sbrigati! Ok. Comunque ne vedrete delle belle. Perdonate mio fratello, sono Sally. Sappiate che non vediamo l'ora di conoscervi e di vivere esorbitanti avventure con voi a giugno. Tornando invece a tirare le fila del discorso precedente, prima di rispondere alla chiamata, direi che non potete fare altro che contare i secondi che mancano all'inizio dell'oratorio estivo e continuare ad attendere che l'estate arrivi, affrontando ogni giorno col massimo dell'entusiasmo. Beh, spero di potervi incontrare presto!